Bentrovati a questo nuovo appuntamento con itinerari domenicali. Le Olimpiadi in corso di svolgimento a Parigi sono un'occasione sicuramente importante anche per riflettere sul rapporto tra sport e fede. Sport che, secondo Papa Francesco, è un mezzo di ascesi, uno strumento potente attraverso il quale gli individui possono affinare le proprie abilità tramite un esercizio costante e faticoso. Entreremo nel merito di questo argomento, grazie ad importanti ospiti, tra i quali il presidente del Centro Sportivo Italiano, che ci parleranno proprio di questo rapporto, ma anche e soprattutto della crescita dei giovani attraverso lo sport. Lo faremo nell'ambito del nostro programma, che come sempre inizia con un servizio introduttivo. Vediamolo. Lo sport, secondo Papa Francesco, è un potente strumento di ascesi, un mezzo attraverso il quale gli individui possono affinare le proprie abilità tramite un esercizio costante e faticoso. Le imprese sportive, come le scalate, le immersioni, le traversate, rappresentano tentativi di esplorare dimensioni diverse, più elevate e meno abituali della nostra esistenza quotidiana. Queste sfide non sono solo fisiche, ma spirituali e offrono l'opportunità di riscoprire il senso di stupore e meraviglia. Il successo nello sport non si raggiunge solo sognando, ma svegliandosi ogni giorno e lavorando sodo. Molti atleti, attraverso il sudore e il sacrificio, riescono a superare chi sembra dotato di talento innato. Per i poveri, lo sport diventa un mezzo di riscatto, un'occasione per dimostrare il proprio valore. La fame, quella vera, è la motivazione più formidabile, è la spinta a cogliere ogni opportunità e a dare il massimo. Gli atleti che partono da condizioni di svantaggio spesso mostrano una determinazione straordinaria. Non vogliono semplicemente ascoltare storie di successo, vogliono vivere la propria vita appieno e dimostrano a se stessi e al mondo ciò di cui sono capaci. Questa fame di riscatto rende le loro vittorie particolarmente commoventi e significative. Il termine sacrificio è condiviso dallo sport e dalla religione, derivando dal latino sacrum facere, che significa dare sacralità alla fatica. Per l'atleta, come per il santo, la fatica non è un peso insopportabile se riesce a trovare un significato più profondo in essa. La motivazione permette di affrontare e persino di rallegrarsi per la fatica, trasformando il sacrificio in un percorso verso il successo. Disciplina e concentrazione sull'obiettivo sono essenziali per non essere schiacciati dal peso delle sfide, come nel getto del peso. Non è il carico che ti fa cadere, ma come lo porti e lo lanci. Le Olimpiadi rappresentano un simbolo di inclusione, opponendosi alla cultura del razzismo e dell'esclusione. Originariamente prevedevano una tregua della guerra e oggi continuano a costruire ponti fra i popoli. Le gesta olimpiche sono diventate simboli di lotta contro le discriminazioni, rappresentando un alto esempio di ecumenismo umano e condivisione per un mondo migliore. Dunque lo sport è un linguaggio universale che accomuna culture, etnie e religioni diverse, ma è soprattutto un mezzo di crescita importante per le nuove generazioni. Noi quest'oggi vogliamo parlarne con Vittorio Bosio, che è presidente nazionale del Centro Sportivo Italiano. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno ai telespettatori. Una istituzione storica, quella del CSI, che quest'anno appunto compie 80 anni in questo lungo tragitto che ha visto tantissimi giovani formarsi anche attraverso lo sport. Ma ecco, Presidente, ci può presentare brevemente questa realtà? Ma il Centro Sportivo Italiano nasce 80 anni fa, nasce 80 anni fa, non era ancora terminata la Seconda Guerra Mondiale, che l'Azione Cattolica di allora pensò a un ente, l'Azione Cattolica e Pio XII pensarono a un ente di promozione sportiva per organizzare lo sport per i giovani. E
E siamo rimasti, negli 80 anni siamo rimasti quelli di allora, quelli che si sono preoccupati di fare attività sportiva mettendo al centro delle nostre attività la persona. Oggi che siamo un'associazione con 13.000 società sportive, 1,5 milioni di tesserati, abbiamo l'ambizione di dire, possiamo dire che il 60% è sotto i 16 anni dei nostri tesserati, dei nostri soci. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci occupiamo soprattutto di ragazzi, ci occupiamo soprattutto di trasmettere ai ragazzi dei valori che abbiamo conservato intatti da quando siamo nati ad oggi. Siamo cambiati in tante cose, naturalmente, perché in 80 anni di storia sono cambiate tante cose, ma abbiamo conservato quelli che sono i valori che i nostri fondatori ci hanno trasmesso. La vicinanza ai giovani e trasmettere ai giovani i valori dello sport e l'educazione attraverso lo sport. E credo che in tante di queste situazioni siamo riusciti veramente. Abbiamo magari creato anche qualche campione, perché si stanno svolgendo le Olimpiadi e tante persone tanti atleti che sono partiti al CSI oggi sono a Parigi per le Olimpiadi. Ma abbiamo l'ambizione di poter dire che abbiamo creato tante donne e tanti uomini che oggi nella società fanno la loro parte la fanno bene. Ed è questo un dato fondamentale in questo percorso particolare appunto di approccio al mondo dello sport, ma soprattutto della vita. Faceva riferimento ai giochi olimpici che fanno sempre, ecco, da cassa di risonanza, da megafono, ai cosiddetti sport minori che proprio grazie alla vetrina olimpica talvolta avvicinano i giovani al mondo dello sport. Ecco, questa sensibilità oggi l'ha avvertita, c'è tanto interesse da parte dei ragazzi rispetto a sport magari anche poco praticati in Italia. Allora, le Olimpiadi sono sempre state una vetrina dove si sono messe in mostra magari anche sport poco conosciuti. Devo dire che negli ultimi anni, nel dopo Covid soprattutto, gli sport individuali e gli sport diciamo poco conosciuti sono diventati gli sport più praticati. E nei numeri oggi anche gli sport tradizionali, calcio, pallavolo, pallacanestro, che tengono ancora perché hanno dei valori naturalmente molto elevati. Lo sport di squadra ha un valore aggiunto che è quello dello stare insieme, di vivere in una comunità. Ma anche gli sport individuali hanno ottenuto dei risultati in termini di numeri importanti. I giovani fanno riferimento sicuramente ai campioni che vediamo alle Olimpiadi, ma lo fanno nell'approccio giusto, nell'usare lo sport come strumento di crescita. Non tutti possono diventare campioni, questo mi sembra assolutamente evidente, anzi arriva una piccolissima parte ad avere la fortuna di diventarlo, ma si diventa campioni nella vita e credo che questo sia lo scopo del Centro Sportivo Italiano. Sicuramente l'obiettivo principale che passa attraverso una storia, come dicevamo, che parte da una personalità importantissima della nostra storia, della nostra cultura, Luigi Gedda, e passa attraverso appunto l'attività di una realtà che si basa essenzialmente sul volontariato. E questa è la vostra forza. La forza è il volontariato, la forza sono ancora le parrocchie che si occupano anche di attività sportiva, attraverso una società sportiva legata alla parrocchia, perché ritengono lo sport uno strumento di aggregazione e uno strumento di educazione importante nella vita dei ragazzi e pertanto fanno ancora un grande lavoro di accoglienza. Noi diciamo che il nostro riferimento principale forse in quello che facciamo è l'accoglienza, accogliere tutti. Non per quello che sono dal punto di vista sportivo o per quello che diventeranno dal punto di vista sportivo, ma li accogliamo perché abbiamo l'ambizione di dire che li accogliamo perché gli vogliamo bene e li riconosciamo come persone, vengono nelle nostre società sportive per fare un'attività che li coinvolge e li diverte e gli fa vivere esperienze positive, non dal punto di vista sportivo, anche dal punto di vista sportivo, ma soprattutto dal punto di vista umano.
Ecco, come dicevamo, sport per imparare ad essere campioni anche e soprattutto nella vita, ma l'oratorio, questo punto di riferimento che per tante persone è diventato poi un trampolino anche nel mondo dello sport, oggi ha ancora, se vogliamo usare questo termine, un perché. Ancora un perché, credo anzi che sia un valore da salvaguardare. L'oratorio ha fatto crescere tanti giovani che sono diventati adulti, che sono diventati persone importanti nella vita. Credo che l'oratorio abbia un grande valore, che è quello che attraverso naturalmente le attività dell'oratorio la parrocchia ha sempre accolto tutti. E in questi ultimi anni abbiamo vissuto esperienze. Quando si parla di accoglienza, pensiamo naturalmente a chi viene da lontano, ma non solo per chi viene da lontano, ma per quelle persone che non troverebbero mai accoglienza in una società sportiva che pensa al vertice, che fa selezione. All'oratorio non si fa selezione dal punto di vista sportivo, si fa aggregazione e si fa accoglienza. Credo che questo sia il valore aggiunto dell'oratorio. Conserviamolo perché. Ci sono ancora anche tanti volontari, c'è un mondo del volontariato che è ancora presente, per fortuna, ne ho la dimostrazione tutti i giorni, ci sono persone che si dedicano o dedicano parte del loro tempo libero, lo dedicano agli altri e questo credo che sia un valore importantissimo in una società che ci vuole insegnare tanto ad essere egoisti e individualisti. Credo che l'oratorio e dedicarsi agli altri sia un valore inestimabile. Ecco, in conclusione, Presidente, c'è un altro aspetto importante che è messo in risalto anche in queste ore, appunto, in cui stiamo magari seguendo i giochi olimpici, l'agonismo fine a se stesso, la ricerca assoluta della vittoria, dunque la competizione che parte non da valori di, come dire, di partecipazione fine a se stessa, ma che vuole come obiettivo principale il raggiungimento, ecco, di una vittoria, cosa che invece attraverso esperienze come quella del CSI vogliono insegnare ai giovani innanzitutto a vivere lo sport come momento di aggregazione, di crescita personale e anche di divertimento al di là di quelle che possono essere poi, di quelli che possono essere i risultati raggiunti. Ma noi siamo osservatori molto attenti del discorso olimpico perché chiaramente i campioni vanno rispettati per quello che sono, ma credo che lo sport non possa essere vissuto solo attraverso la prestazione estrema, di un agonismo estremo. Per la stragrande maggioranza delle persone lo sport è momento di divertimento, di stare insieme, di aggregazione e credo che se l'agonismo ci può, è giusto che ci sia nello sport, è un valore la vittoria, cioè non c'è assolutamente niente da nascondere, però credo che vada vissuto come momento di vita. E oggi purtroppo l'esasperazione del risultato allontana tanti ragazzi dallo sport, perché l'esasperazione del risultato naturalmente li porta ad abbandonarlo lo sport. Noi facciamo l'effetto contrario, accogliamo quelli che vengono lasciati, perché non vogliamo lasciare indietro nessuno, partiamo da questo presupposto. Cioè, non è il valore di avere qualche dote fisica in più degli altri che porta al CSI. Al CSI c'è l'accoglienza da parte nostra per tutti e credo che questo sia il nostro valore aggiunto. E su questo noi vogliamo aprire questo nostro focus anche attraverso il programma Itinerari Domenicali. Ringraziamo il presidente nazionale del CSI Vittorio Bosio per la sua testimonianza e auguriamo a tutti voi davvero buon lavoro. Grazie, buona domenica. Noi ci fermiamo soltanto per qualche istante, poi insieme per la seconda parte.
Torniamo insieme in studio. Abbiamo ascoltato dunque la riflessione del presidente nazionale del Centro Sportivo Italiano, Vittorio Bosio, che ci ha introdotto al tema della giornata, sport e fede. E vogliamo approfondirlo ulteriormente attraverso le parole e la testimonianza di chi opera quotidianamente a contatto, soprattutto con le nuove generazioni, per utilizzare anche lo sport come mezzo educativo. Siamo infatti in collegamento con Don Nunzio Falcicchio, che è assistente regionale per la Puglia del CSI. Buongiorno e benvenuto, Don Nunzio. Buongiorno, buongiorno a voi tutti. Ecco, una domanda innanzitutto personale: come si è avvicinato al mondo dello sport? Beh, intanto sono uno sportivo, quindi da ragazzino giocavo a pallone per strada, poi in parrocchia, in oratorio, e poi man mano che sono cresciuto, oltre al periodo del seminario, quindi un po' di sport sia calcetto che anche tennis tavola o calcio balilla, poi man mano, ecco, ho praticato degli sport, dal tennis attualmente all'atletica, quindi ecco, il mondo dello sport mi è sempre appartenuto. E da qui appunto una testimonianza anche all'interno di un percorso sacerdotale a contatto, come dicevamo, con i più giovani. Ecco, a questo proposito, quali sono le attività proposte tramite il CSI e l'esperienza quotidiana, come viene vissuta, ecco, come viene percepita soprattutto da questi ragazzi che si approcciano anche al mondo dello sport? Beh, intanto il CSI a livello nazionale, sicuramente il Presidente l'ha già detto, ma poi anche a livello, ecco, della nostra Regione Puglia è abbastanza attivo. Ci sono tante associazioni, società, parrocchie affiliate al Centro Sportivo Italiano e ogni comitato provinciale cerca di stilare annualmente un programma con delle attività che riguardano, lo voglio dire da subito perché è una cosa importante, tutti i tipi di sport. Quindi purtroppo noi siamo un po' influenzati dal calcio e in realtà ci sono ben tanti altri sport, quindi il CSI un po' si preoccupa di tutto. Chiaramente alla base dell'attività sportiva del CSI, per quanto possa essere anche agonistica, perché un sano agonismo fa bene, alla base c'è un po' quella matrice antropologica cristiana che guida un po' tutto il percorso, dal percorso, come dire, degli allenatori, dei formatori, degli educatori, degli arbitri, dei giudici di gara, quindi un po' tutti coloro che hanno responsabilità all'interno del CSI, come dire, seguono un po' la vita buona del Vangelo innanzitutto, che poi vivono anche attraverso lo sport, che sicuramente è uno, come dire, una delle cose più importanti che oggi ci possa essere all'interno della Chiesa. Per dirlo un po' con Papa Francesco, addirittura in maniera un po' grande, lo sport è una via di santità, quindi non è uno scherzo, ecco, vivere lo sport all'interno dell'ambito ecclesiale. È chiaro che oltre a tutte le attività e a quanto dicevo, c'è una attività fondamentale che è l'attività formativa. Ecco, non si fa sport nel CSI per fare sport. Questo è fondamentale, è un ambito privilegiato, quello dello sport, dove si incontrano, come dire, diverse persone di ogni livello, di ogni condizione sociale, e insieme si cerca di costruire una comunità, di costruire un'associazione, di costruire una squadra, di costruire, come dire, una famiglia umana, innanzitutto. E a livello poi territoriale, ho detto, ci sono veramente tante attività, tante opportunità, e io approfitto di questa occasione per incoraggiare soprattutto le parrocchie
ad avvicinarsi sempre di più al mondo del CSI, che non dimentichiamolo, come dire, è un braccio che nasce, è una longa manus dell'azione cattolica. Certo, ed è infatti uno degli elementi che abbiamo messo in risalto anche nella nostra prima parte del programma, ecco, questo conciliare la fede e lo sport attraverso il CSI, la sua lunga e importante storia ce lo dimostra, è un elemento che vogliamo proporre anche ai nostri telespettatori. Don Nunzio, siamo appunto in un momento particolare per il mondo dello sport, stiamo seguendo un po' tutti le Olimpiadi. Ecco, questo in relazione a quanto ci diceva poc'anzi, cioè l'attenzione che magari da parte dei più giovani è catalizzata da sport come il calcio o altri cosiddetti maggiori. Ecco, grazie alle Olimpiadi c'è la possibilità che magari qualche ragazzino possa essere attratto in particolare da altri sport e per questo avvicinarsi anche al CSI. Beh, sicuramente io sto cercando di seguire per quanto mi è possibile anche le Olimpiadi. Penso che ci siano tante cose che ci possono aiutare a riflettere, come dire, dagli aspetti positivi, dagli aspetti di incoraggiamento, dagli aspetti di sacrificio, dagli aspetti di fatica per raggiungere dei risultati, a quelli anche un po' negativi. Stiamo seguendo un po' tutti anche alcune vicende, alcune questioni Tante e anche polemiche, alcuni certo. dibattiti che vengono aperti su alcune questioni fondamentali. Certamente qualsiasi tipo di sport, perché oggi veramente è un mondo incredibile quello dello sport, e può aprire, come dire, può aprire la strada, può aprire la strada, come dire, per noi cristiani, in luoghi e ambienti dove per vari motivi non è possibile annunciare Gesù Cristo, perché noi questo dobbiamo fare. E poi certamente, come dire, la pratica, dello sport anche a questi livelli può certamente incoraggiare, far venire voglia. L'abbiamo visto, faccio un altro esempio. Non è presente alle Olimpiadi, però il tennista Sinner, no? In questo periodo che ha raggiunto un po' l'apice, come ha sviluppato in molti forse anche il desiderio di praticare questo sport e così via. Quindi, ma io parlo anche, penso alla ginnastica ritmica, penso ad altre forme, di attività di ginnastica. Un messaggio che io voglio lanciare anche ai miei confratelli sacerdoti, ai vescovi, un po' al mondo della Chiesa, è fare in modo che la via dello sport oggi diventi per noi Chiesa una via privilegiata. Ecco, questo mi sembra importante. E il CSI può certamente aiutare e fare tanto. Ci sono tante persone, tanti dirigenti, tante persone veramente competenti all'interno del CSI. Il CSI va solo scoperto, riscoperto e potrete, dico a chi non lo conosce, attingere al CSI da tutti i punti di vista per ricevere tanto e perché ci possa essere anche, come dire, un cammino da fare insieme. Quindi il sinodo che si sta facendo anche a livello di Chiesa italiana ha aperto delle strade su questo, ma lo sport è una fonte ricchissima di valori e di virtù che aiutano a migliorare le persone. E per lo sportivo cristiano, come dire, lo sport può essere veramente un mezzo di incontro. Come dice il Papa, ho detto prima, come dire, una via per la santità. Don Nunzio, quello che ci auguriamo, ed è stato un po' anche il proposito che ci ha mosso per aprire questa pagina di itinerari domenicali. Grazie allora di vero cuore e buon lavoro, Don Nunzio. Grazie a voi tutti, grazie di cuore e viva lo sport, viva il CSI! Noi ci fermiamo anche per questa puntata e ci diamo appuntamento alla settimana prossima.